E sempre dalla 57esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova siamo con un'istituzione per quanto riguarda la produzione di gommoni, Beppe Risolo, dietro di noi ci sono due Stinger, Ital Boats e anche Predator, insomma ne ha scritte tante di pagine di storia legate proprio al gommone, qua ci sono due modelli di punta, uno è proprio l'ammiraglia, la 43 GT vista già l'anno scorso a Cannes, un mezzo impegnativo, poi a fianco invece il 32 GT che avete presentato l'anno scorso mi pare come prototipo a Parigi. Era stato dato una piccola anteprima, sì, due mezzi che rappresentano un po' tutta l'evoluzione che c'è stata in questi, quanti sono, 30 anni di Talboas? 31 direi, dal 1986, quindi sono 31. 31 anni che voi producete gommoni. Sì, beh, chiaramente. È stato un cambio importante, in 30 anni insomma il gommone è cresciuto tanto. È cresciuto tanto il gommone, sì, beh certo, ha avuto un'evoluzione, il gommone di per sé era un qualche cosa semplice che si faceva in città per chi voleva andare al mare, perché insomma la barca è sempre stata più impegnativa, il gommone degli anni 80, degli anni 90 era il gommone da 5 metri, 4 metri e mezzo, 5 metri, 5,50 era già un gommone già grande, adulto, fuori dalla portata, ricordiamoci che si andava col 25 cavalli, insomma lo si usava. Molto più che magari un aggeggio di questi qua, perché diventa impegnativo, bisogna tenerlo al mare comunque. E questo, quello che vediamo alle sue spalle, che l'ammiraglia è motorizzato con traverato. Stinger richiama proprio anche un po' il termine missilistico, perché sono dei missili che quando si spinge sulla meta regalano grandi soddisfazioni per chi ama anche correre sul mare, anche se ricordiamo è un momento diverso da quello che è il diporto classico. Il diporto classico lo si vive viaggiando a 25-30 nodi, però un gommone che vi regala prestazioni come questo, che supera i 50 nodi, un gommone di 13 metri, 43 piedi, sono quasi 13 metri di gommone, vuol dire che poi quando viaggiate nella navigazione confortevole con la vostra donna a 25 nodi state consumando nulla, perché quando una carena esprime così tanto, poi quando la si fa andare piano, insomma, si è al minimo dei giri. Sì, sì, beh, l'importante è riuscire a avere un buon compromesso, quindi la carena deve scivolare dall'acqua, non deve dare attriti, non deve dare cose. Queste sono le esperienze che siamo riusciti a perché l'evoluzione del gommone è stata sì nell'allestimento del layout, ma anche e soprattutto poi nelle prestazioni, carene che avete testato in tanti anni, in 30 anni avete fatto diverse modifiche per raggiungere quei livelli che oggi sono qua. Sì, è stata lenta l'evoluzione, perché effettivamente è stata lenta, poi si è un po' accelerata questi ultimi anni alla ricerca poi comunque di stare sul mercato, quindi con delle linee nuove, però cioè, quello che era stato inventato del gommone era quello, non è che c'eravamo tanto da inventare, no? Abbiamo portato un pochettino poi quello che è il sul gommone, cioè insomma è stata creata una barca e poi su questo sono stati sviluppati poi design e cose diverse che hanno che accontentano anche le donne, perché poi non è soltanto l'uomo che magari ama correre sull'acqua, con questi si veramente ci si diverte perché superiamo i 50 nodi, però c'è un layout sia sul 43 ma poi anche sul 32 che permette insomma di avere veramente tanti spazi fruibili per la donna che si può rilassare, prendi sole importanti, comfort come può essere la cucina esterna per magari farsi un caffè o farsi anche una piccola diciamo degustarsi magari qualche piatto così veloce, frigo, c'è un po' tutto. È il piacere di stare anche in compagnia, perché su un gommone così, cioè non è che si va in due, si va in compagnia, in combricola, per cui il bello di farsi una gita al mare, una passeggiata, andarsi a fare un bagno, di stare in compagnia per delle ore sotto il sole, potendosi riposare, questa è la giornata di mare, quello che è la giornata di mare, che è la cosa più importante, perché cioè, la navigazione sì, è quel momento, è quell'oretta che vai a scegliere. Se adesso qua lasciamo gli ormeggi, navighiamo con la velocità che fa un 43 con questi tre verado da 350, nel giro di 20 minuti, massimo mezz'ora, abbiamo raggiunto qualsiasi località qua attorno e siamo a Portofino, spegniamo tutto e ce la godiamo. Ce la godiamo, certo, Portofino, sono fruttuoso, ancora più bello. Cioè. Per cui le prestazioni sono importanti perché permettono in maniera confortevole, a volte anche veloce, se si desidera essere veloci, arrivare subito nello spot e quindi dove la nostra meta finale. Però poi la giornata è lunga e lì subentra tutta la coperta che ci deve permettere di vivere al meglio la nostra giornata di mare, quindi sia gli spazi esterni che vediamo sono veramente importanti e poi eventualmente il minimo interno che ti dà la possibilità di poter stare fuori tutta la giornata sana, cioè specialmente per le donne hanno bisogno di un bagnetto, un qualche cosa dove cambiarsi, dove darsi una sciacquata, dove rinfrescarsi un attimino, cioè
il bello di questi mezzi qua che sono così grandi è anche avere il comfort e gli spazi proprio per poter vivere tranquillamente tutta la giornata al mare. Ecco. Allora io consiglio a tutti, se siete venuti per la prima volta a Salone, se vi state avvicinando a questa passione, andare per mare con un piccolo mezzo si comincia davvero, loro hanno anche il 4 metri e mezzo, i 5 metri, sono mezzi che con meno di 15.000 euro si comprano e soprattutto li si possono portare anche senza patente, perché con un 40 cavalli si hanno già ottime soddisfazioni, non richiedono grossi né impegni economici ma soprattutto neanche tanta esperienza, la si fa proprio partendo da lì. La si fa partendo da lì comunque. E soprattutto i Talboat, io ve lo dico, è un marchio che insomma è una garanzia di per suo, perché comunque sono 30 anni che fa mezzi per andare per mare, quindi ha un'esperienza importante per offrirvi mezzi che non sono solo belli da vedere qua ma soprattutto durano nel tempo, materiali importanti, lavorazioni che loro svolgono ormai di routine e sono sempre alla ricerca poi di perfezionamenti per dare ancora il meglio di quanto già si è dato, però siete insomma una realtà che non dovete imparare niente da nessuno. Imparare c'è sempre da imparare, però insomma in questo campo l'esperienza fa tanto, fa la differenza. Per Isolo di esperienza ne ha davvero tanta, molti suoi colleghi cantieristi che espongono qua a Genova vengono spesso a scambiare due chiacchiere con lui, perché insomma è sempre una bella scuola che ha dato tanto alla nautica italiana, continuerà a darlo a livello anche internazionale, perché loro ormai esportano questi prodotti quasi in tutto il mondo, sono prodotti apprezzati un po' ovunque, perché poi avete uno stile che va bene anche nel nord Europa, dove loro non hanno la fortuna di avere il clima che abbiamo noi, il gommone lo usano solo per navigare, là è un po' diverso l'uso che ne fanno. Sì, prendi il sole, interessa poco, perché sole, non c'è sole. Gli inglesi il sole ne vanno a prendere ben poco, per cui prediligono la navigabilità, ecco in questo caso abbiamo una gamma molto vasta, per cui Stinger e Predator accontentiamo tutti. Italboats vi aspetta, cercate anche su internet la pagina, su Facebook ci sono il sito, se non siete mai stati vicini a quello che è il mondo della nautica, partite con marchi come Italboat e sicuramente non ve ne pentirete, perché qualsiasi mezzo voi scegliete siete in mani sicure, gente che i gommoni sa come si fanno e ha anche una reputazione da difendere, quindi non può sbagliare Beppe Riso. Non ti è concesso l'errore, non lo puoi fare tu, non si può replicare quello che hai detto. che cosa dobbiamo dire, vero? Complimenti ancora, grazie per quello che fate voi per tutta la nautica, ciao Beppe. Grazie a voi. Ciao.